Buona domenica agli amici di Opera Classica. Allora, questa diretta è perché voglio darvi un po' gli appuntamenti estivi di Opera Classica. Allora, ho fatto una programmazione, ve la dico in anticipo, in modo che chi vuole, a chi fa piacere, può seguire Opera Classica anche d'estate, perché la programmazione continua in maniera normale, non cambia niente, anzi può essere che ci sarà anche qualche video novità in più che vi accompagnerà durante questo mese e mezzo estivo. Allora, io ho avuto una conferma di un'intervista che dovevo fare e quindi ecco la programmazione che parte dalla settimana prossima, ovviamente, quindi luglio 2021. Allora, tutte le puntate che vi dico sono sempre alle ore 22 in premiere sul mio canale YouTube, Serie Opera Classica. Allora, gli appuntamenti di luglio sono i seguenti. 16 luglio, la intervista esclusiva a Mirko Palazzi, basso. Poi 23 luglio, la intervista da una precedente diretta Instagram a Francesco Lanzillotta, che è un direttore d'orchestra. Poi 30 luglio, altra intervista esclusiva stavolta a Francesca Sassu, soprano. Poi passiamo ad agosto. Ovviamente a luglio rimane invariato anche l'altro appuntamento di mercoledì prossimo con Opera e Caffè. Poi anche ad agosto l'appuntamento con Opera e Caffè, Cooking with Opera Classica e Opera Classica SMR restano uguali, invariati, andranno sempre in onda. Per quanto riguarda le interviste di agosto, abbiamo il 5 agosto una video intervista da una precedente diretta Instagram a Rosa Feola, soprano. Poi abbiamo il 13 agosto una video interviste, perché sono più collegamenti da una precedente diretta Instagram con i vari blog dell'opera, che fu bellissima, riscosse successo. Io ringrazio tutti gli amici che parteciparono a questa intervista. Poi abbiamo il 18 agosto, ciao, dico scritto, ciao. Poi abbiamo il 18 agosto la video intervista da una precedente diretta Instagram con Mariangela Sicilia, soprano. Poi il 27 agosto abbiamo l'intervista ad Arte Immagine, che è un bellissimo gruppo familiare che si occupa di trucco e parrucco al Teatro San Carlo di Napoli, che ebbe grande successo da una precedente diretta Instagram. E poi abbiamo il 3 settembre la mia video intervista da una precedente diretta Instagram a Michele Spotti, che è un direttore d'orchestra. Quindi per il momento ho programmato fino al 3 di settembre. Ovviamente anche a settembre, il primo sabato, ci sarà Cooking with Opera Classica, Opera e Caffè, insomma tutti gli appuntamenti restano invariati, quindi andranno in onda normalmente. Quindi questo è per quanto riguarda la programmazione fino al 3 settembre. Poi ovviamente continua, e come ripeto, tutti gli altri appuntamenti restano, ci sono sempre. In più potrebbero esserci anche degli altri video aggiuntivi con altre cose carine, curiosità, novità, insomma, magari video informativi, video approfondimento, ci potrebbero anche essere altri. Potrebbero esserci delle variazioni, ma non credo, però questo è su per giù tutta la programmazione di Opera Classica durante l'estate, quindi ci sarà sempre, non va in vacanza, e anche tutti gli appuntamenti satellite ci sono sempre. Potrebbero appunto esserci anche dei video in più, quindi di curiosità, informativi, approfondimento, quindi anche dei video highlights. Quindi Opera Classica c'è anche durante l'estate, poi ovviamente ci aggiorniamo anche per, diciamo, il resto del mese di settembre. Quindi io ringrazio tutti quelli che si stanno iscrivendo ai miei social. Vi ricordo sempre la mia pagina Facebook, Serena Conduce Opera Classica, il mio canale YouTube, Seri con la Y Opera Classica, e il mio canale Instagram, Seri underscore, sempre Y underscore Opera Classica. Grazie a tutti, io vi auguro una buona domenica, state sempre in salute e buona musica a tutti.